Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LL Lunedì, il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi dico che cosa ho letto, cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro. Prima di cominciare vi devo dire legalmente che giù in descrizione per i libri che mi sono piaciuti ho lasciato il link di affiliazione Amazon, se comprate da lì a me arriva una piccola percentuale, a voi non costa nulla. Inoltre alla fine del video chiacchiereremo su una domanda che vi farò. Giù in descrizione trovate anche tantissimi altri link se volete aiutare il canale, eccetera, eccetera, non vi voglio ammorbare. Ah, vi do soltanto la comunicazione che io so che prenderò servizio dal 1° di dicembre e quindi da quel momento io non so bene cosa farò. Per ora so soltanto che tutto novembre lo sto riempiendo. Poi magari per un lungo periodo farò soltanto L lunedì o non so che cos'altro, perché magari ecco, nella giornata di riposo posso riuscire a fare gli LL1D, creare contenuti veri e propri la vedo un po' difficile, quindi vedremo strada facendo, d'accordo? Spero che sarete comprensivi, io vorrei continuare sempre a tenere il passo col canale, vediamo che cosa mi è permesso fare. E veniamo subito a tre audiolibri letti. Prima di tutto ho finito La Vegetariana, io non lo consiglio a nessuno. Intanto, se conoscete la cultura coreana del sud, meglio. Tipo io seguo tantissimo Pezzi in Corea, seguo Seoul Mafia, seguo in generale anche gli amici di Anna di Pezzi in Corea, Min anche nel canale in cui Anna sta col compagno. In questi anni, 2 o 3 anni, ho imparato un po' tutti i cibi, tutte le loro usanze, tante cose che rispetto a noi sembrano degli alieni, ecco. Non assomigliano un po' ai giapponesi, ma neanche tanto, cioè sono proprio una nazione a parte con altri tipi di idee. Ergo, la loro intransigenza, il loro modo di vivere così assolutista può portare le persone a impazzire. Vi avevo già detto la settimana scorsa che in questo libro ci sono tutti i trigger warning, tutti proprio. Anche la violenza sugli animali è fortissima, ragazzi, cioè ha fatto un po' impressione a me, c'è un cane che viene torturato fino a morire che vi sconsiglio, davvero, cioè anche perché loro poi li mangiano i cani, quindi io ho detto, ok? Non l'ho trovato un buon libro, è una solita roba psichiatrica del genere che metterei tutti insieme, tipo anche con follia e tanta altra roba. Dipende dai vostri gusti. Se vi va di leggere un libro pieno dei traumi, interessante perché la protagonista non racconta mai la sua versione dei fatti, ma ci vengono narrati da 3 punti di vista delle sue persone più vicine: la sorella, il cognato e il marito. Decidete voi. Quello che siete liberi di fare come volete. È scritto in modo abbastanza settico, però fa abbastanza schifo la maggior parte delle scene. Poi ho sentito Zucchero filato di Dirk Visser. È un libro olandese e c'è questa situazione di famiglia problematica in cui siamo in Olanda. Ci sono queste 2 bambine che hanno il papà che è tornato dalla guerra, l'Afghanistan se non sbaglio. Ovviamente il padre è traumatizzato, qualsiasi rumore forte lo fa sbroccare, picchia la madre e tutte le altre cose. Questo libro, audiolibro, su Storytel viene definito come libro per bambini. Fantastico, non credete? È veramente un'idiozia, mi dispiace dirlo, ma è un'idiozia. Ti fa credere che basta la forza dell'amore e tutto si supera. No, non è così. La protagonista, che racconta tutto in prima persona, a 12 anni pensa di essere un'adulta e si schiera dalla parte del padre quando picchia la madre. Cioè, veramente vorresti picchiare lei tantissimo, vi giuro, tantissimo. Cioè, c'è una scena in cui la madre si tira sulla maglietta, ha un livido sulla pancia, tutto nerastro viene descritto e le fa: non mi importa, papà, a me non mi ha mai picchiato. Magari è molto realistico. L'avrei strozzata lo stesso. Poi non mi permetto di giudicare la situazione familiare, tanto più che poi c'è questo perdono istantaneo, questo ma sì, andrà tutto bene. Cioè, no, no, quello si deve fare aiutare da dei professionisti. È ridicolo che un veterano non abbia subito un supporto psicologico e che li rimandino a casa così.
tutto molto ridicolo, davvero molto. Ultimo audiolibro invece per sdrammatizzare, verso il periodo di Halloween, mi sono sentita Storia di fantasmi per il dopo cena di Jerome K. Jerome. Ed è divertentissimo, infatti penso che leggerò anche Tre uomini in barca. Ho pensato di ascoltarlo grazie a Nector... non mi ricordo quali altri soprannomi c'hai, Thomas, eccetera, perché mi avevi detto che effettivamente Tre uomini in barca è inglese ed era super comico, quindi ho detto no vabbè, sentiamo se Storia di fantasmi è molto sulla stessa linea di Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde. Vi ho fatto un video su Oscar Wilde se volete andarlo a vedere, in cui vi analizzavo tutto quello che ha mai scritto. Ed è un po' così, scherzo, tipo, allora, come al solito, nei film, nelle storie di fantasmi c'è uno che non crede ai fantasmi e che poi si ricrede, poi c'è quest'altro che racconta la storia, poi c'è questa... E ora iniziamo la nostra storia, ed effettivamente prende tutti questi topos, tutti questi stereotipi delle storie di fantasmi, però un po' a ridere, simpaticissimo, un po' più Casper che fantasmi spaventosi. Ultimi due libri letti, abbiamo L'imbarazzo della scelta, l'ho letto in un paio di giornate. Abbiamo come al solito l'idea di Bennett di raccontarci alcuni quadri e ci racconta che i supermercati Sainsbury, se non sbaglio, a Londra hanno questa tradizione di fare delle stampe, di ricreare le stampe di alcuni quadri e mandarle nelle scuole per educare i ragazzi all'arte. È molto carina questa cosa, secondo me. Hanno chiesto a lui di scegliere alcuni quadri. C'è un pezzo sulle Madonne e bambini del Medioevo che mi ha fatta spisciare. Se il bambino è la personificazione di Dio, deve sapere perfettamente cosa sta succedendo, ma questo come si fa a rappresentarlo? Tutti o quasi i bambinelli dipinti nelle natività, alcuni striminziti, altri sovrappeso, se fossero portati in un reparto di pediatria, desterebbero viva preoccupazione. Il dottore dovrebbe sottoporre Maria a un interrogatorio molto serrato. C'è questo humor inglese che a me diverte tantissimo, è molto meglio l'altro suo, vi faccio apparire la copertina perché non mi ricordo mai il titolo, però mi ha divertita un botto, sono molto contenta, tanto più che per me è un ricordo di Bologna. E veniamo all'ultimo libro letto, L'immortalità di Kundera. Forse era il momento sbagliato, io ho dato 4 stelle perché comunque mi è piaciuto tantissimo, vi ho ogni settimana proposto un quesito etico, un quesito filosofico che era contenuto in questo libro. Mentre lo leggevo sentivo sempre il bisogno di parlarne con Daniele accanto a me, a cui non frega di solito assolutamente niente di queste cose, però dovevo parlarne perché è un libro che porta tantissimo alla discussione, alla riflessione su grandi temi, anche se è tutto un po' buttato lì in qualche discorso. Non è che c'è quel pippone filosofico e poi in mezzo alla storia, è proprio tutto molto fluido, è complesso, è un libro non direi pesante, però che richiede attenzione, quindi non leggetelo in un periodo in cui non potete dargli attenzione. Io per fortuna alla fine sono riuscita a passare 3 giornate in cui potevo leggere almeno un'ora di seguito. È un libro, secondo me, che richiede lunghe sessioni di lettura, non può essere letto a spizzichi e bocconi, nonostante le vicende siano tante, non è che serva continuarlo, ma per immergersi bene. Poi era ambientato a Parigi, quindi per me era l'altro plus che mi ha spinto a iniziarlo, perché la nostalgia per Parigi è sempre lì. Io non capisco come fare a guarire da questa nostalgia. Se avete qualche consiglio, vi prego, aiutatemi! Aiutatemi, vi prego! E veniamo finalmente ai leggendo. Sto leggendo I racconti di Pietroburgo di Gogol, pronuncio con la A perché da quanto mi è stato spiegato nel libro di Paolo Nori, se ci sono 2 O, la prima si legge A, quindi è Dostoevsky, è Tolstoy e Gogol. Quindi spero di averlo pronunciato nel modo corretto. Comunque, Gogol è uno scrittore che nasce in Ucraina, è di Kiev e andrà a vivere a San Pietroburgo, a Pietroburgo all'epoca. Pietroburgo è una città molto particolare, al contrario di Mosca, è quella più vicina all'Europa, più vicina a un pensiero capitalista, più vicina a un'idea di elite, di eleganza, di moda a tutti i costi, di raffinatezza. Mentre Mosca viene descritta
scritta anche nelle sue lettere, perché io ho letto sia la prefazione che la postfazione, Mosca è più un enorme magazzino, là si compra all'ingrosso, là si è veramente russi, si va in giro col il cappotto di orso, si fanno le cose alla russa. A San Pietroburgo invece si è un po' più delicati, sarà che la città è tutta in costruzione, è tutta completamente nuova, può essere una sorta di New York degli anni 20, ecco, questo può essere il paragone. Le case sono tutte color pastello, le piazze gigantesche, e c'è la Prospekt Nevskij, che io ho visto, raga, è forse la via più bella del mondo, veramente, perché ha tutti questi colori pastello, i più grandi e più bei negozi scintillanti, le case più sfarzose, queste ville gigantesche, stupende, è tutto veramente bellissimo. E infatti la Prospekt Nevskij è uno dei primi, è il primo racconto della raccolta. Questi racconti sono stati pubblicati sparsi nelle varie riviste in vari anni. Abbiamo i più famosi, che sono Il cappotto e il naso. Io per ora sto leggendo la Prospekt Nevskij perché mi manca quella, Il ritratto e Il diario di un pazzo. Quindi per ora la prospettiva Nevskij è lunghissima come racconto, inizia troppo 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 lento, troppo descrittivo, ossessivo, e quindi pesantino, pesantino, lo devo dire. Magari poi entrerò un po' più nell'ottica, però mi sono confrontata anche con altre amiche e Il cappotto e Il naso sono effettivamente più interessanti. Per me quello a cui possiamo accostarlo è Buzzati, anche della boutique del mistero, perché abbiamo sempre questa situazione fantastica in cui il surrealismo entra di prepotenza. Io li metto tutti insieme in questo calderone anche con Kafka, ovviamente Gogol viene molto prima di loro e sicuramente li avrà ispirati a fare quello che hanno fatto. Vediamo, non sono convintissima, anche perché è scritto minuscola questa edizione, mi sono segnata i racconti che non ho letto e quelli che ho letto in giallo con i post-it, vedremo, speriamo anche di trovare un audiolibro, ma con questo comunque sono a buonissimo punto con la sfida dello scaffale strabordante quando l'avrò finito. Questo mi rende molto felice perché la mia ossessivo compulsività si fa sempre sentire. Stiamo leggendo insieme Papyrus, vi lascio la playlist delle live in cui lo leggiamo a voce alta, L'infinito in un gioco di Irene Vallejo, una scrittrice fantastica che è riuscita a spiegarci in questo saggio molto spiritoso e con pieno ritmo la storia dei libri nell'antichità. Quindi stiamo dal papiro, l'altra volta abbiamo letto un pezzo sulle tavolette di argilla, stupendo, che addirittura quella cosa che mi aveva mandato in mind blowing è: qual è il motivo per cui le biblioteche andavano distrutte? Il fuoco. Ma le tavolette di argilla che sono arrivate a noi grazie agli incendi che distruggevano la biblioteca con il papiro, ma le biblioteche con la terracotta diventavano molto più secchi e sono riuscite ad arrivare fino a noi proprio grazie al fuoco. Ed è paradossale che quella biblioteca si sia salvata grazie al fuoco. Incredibile, cioè sono super felice di aver iniziato questo libro e averlo iniziato con voi. Sto ascoltando Clara e il sole di Shiguro, perché se ne era parlato tantissimo. Quel che resta del giorno non mi interessa, che è il libro con cui lui ha vinto il Nobel, ho visto il film ed è abbastanza noioso. Quel che resta del giorno parla della vita di un maggiordomo che ha votato tutti i suoi sentimenti, la sua vita, la sua intera esistenza ad essere il maggiordomo perfetto come suo padre. Il problema è che lui mette un muro tra se stesso e il mondo, non ha relazioni, non ha niente, e quindi butta la sua vita per un ideale, a mio modo di pensare, ridicolo. Ma ovviamente ognuno fa quello che crede, ognuno è libero di fare quello che vuole. Clara e il sole per adesso mi sta facendo più che altro urtare il sistema nervoso, perché Clara è un androide. In questa ipotesi di mondo gli androidi si prendono cura dei bambini, sono tipo delle tate, ok? Si prendono cura dei bambini, giocano con loro, diventano i loro migliori amici, e in questo sorta di universo i bambini vengono modificati geneticamente per essere molto più intelligenti. Clara viene scelta da una bambina che a causa di questa modifica genetica rischia di morire. Il problema è che questo libro si chiama Clara e il sole perché Clara sviluppa una sorta di religione morbosa nei confronti del sole. Clara è un robot che funziona a solare,
Quindi per lei effettivamente il sole è nutrimento, ma è convinta che il sole sia una divinità e che possa salvare la bambina, a prescindere dalla medicina, dai medici e tutto. Non sopporto questo modo di fare, non so come andrà a finire, ne parleremo la prossima settimana. Il leggerò, penso che sarà per la causa delle donne della Montessori, perché adoro questi piccoli della Garzanti e non vedo l'ora di leggerli. Tutti! Non sapevo che la Montessori avesse scritto delle cose a tema femminista e sarò curiosissima di scoprire un po' cosa ci parla in questa sorta di raccolta di discorsi pubblici. Bene, la domandina finale. Intanto, se state guardando le live, la domanda fissa. Questa cosa del fuoco che ci ha portato, che ha portato fino a noi le biblioteche di argilla terracotta, come la vedete? Vi ha sorpresi? E avete letto Gagol? Avete letto Il naso e il cappotto magari a scuola? Sono curiosissima di sapere la vostra opinione, sapere che cosa state letto e leggendo e leggerete anche voi. E ora non mi rimane che augurarvi buona lettura!